Buon pomeriggio gentili telespettatori e ben ritrovati al TRCB Notizie. La corsa alle primarie del centro-sinistra prende il via anche sul web, presentata ieri a Bari la rete dei comitati Smart Bersani in Puglia che mette al centro l'innovazione tecnologica come punto chiave del programma del PD e l'economia digitale come fattore strategico per il rilancio del paese. Vediamo il servizio. La rete dei comitati Smart Bersani in Puglia nasce in questa fase di confronto per la scelta del candidato premier per il centro-sinistra. Utilizza la rete quale strumento di partecipazione e di condivisione delle idee. www.smartbersani.it è l'indirizzo internet che raccoglie l'adesione dei comitati che spontaneamente si stanno creando sul territorio italiano. La regione Puglia è quella che vede tutte le 6 province coperte da comitati già attivi sul territorio. Obiettivo politico è chiedere a Pierluigi Bersani di inserire nel programma di governo del centro-sinistra l'innovazione tecnologica quale fattore strategico per un paese più moderno e democratico. Al sindaco di Firenze mi sento di poter rispondere no alla rottamazione, sì all'innovazione, soprattutto a quella tecnologica. È importante anche la nostra presenza all'interno dei social network, si può trovare il gruppo Smart Bersani Puglia all'interno di Facebook e la pagina Twitter, appunto, che è chiocciolina Smart Bersani Puglia. Noi puntiamo su Bersani perché riteniamo che solo attraverso una figura di responsabilità e di esperienza come la sua si possa davvero lanciare un futuro diverso per questo paese. Abbiamo prodotto dal punto di vista politico una novità assolutamente interessante, che lo Smart Bersani, ovvero un'introduzione di partecipazione attiva alla politica attraverso il mezzo endemico del web, che quindi riscopre anche una vocazione politica e quindi sociale ed etica forte di valutazione e rivalutazione di una politica che ultimamente è stata l'impronta della sfiducia e del distacco. Ed è stata indetta per la prossima settimana a Brindisi una riunione a cui parteciperanno sindacati a Monteco per affrontare il tema della politica aziendale alla luce delle polemiche che nei giorni scorsi hanno visto protagoniste alcune sigle sindacali e l'amministrazione comunale. Vediamo il servizio. Dovrebbe svolgersi la prossima settimana l'incontro al quale prenderanno parte Comune, sindacati e Monteco. Lo ha comunicato il sindaco di Brindisi, Mimmo Gonzales, a conclusione dell'assemblea che ha avuto luogo ieri su iniziativa di UIL, UGL e FIADEL, dopo lo scambio di accuse dei giorni scorsi tra alcune sigle sindacali e il primo cittadino. Un momento di confronto nel corso del quale è stata affrontata soprattutto la questione della politica aziendale. Abbiamo detto che mettiamo palla al centro, non, poi ci dobbiamo verificare. Comunque è stata una riunione importante, una riunione, un'assemblea con i lavoratori, perché i chiarimenti era giusto farli di fronte ai lavoratori, voglio dire, perché sai, riportare tutta la discussione dalla carta stampata invece dal vivo nei confronti della gente, diciamo che siamo rimasti abbastanza contenti di quello che abbiamo fatto, perché i chiarimenti e gli impegni sono avvenuti nei confronti dei lavoratori, direttamente nei confronti dei lavoratori. Adesso, sia gli impegni del sindacato, perciò il nostro ruolo che rivendichiamo come sempre in questo territorio, sia gli impegni assunti dal sindaco di Brindisi, beh, ci vedrà, come dire, partecipi alla prossima riunione, credo quanto prima, nella prossima settimana, a ripetere le necessità e la garanzia dei diritti dei lavoratori, ma anche il servizio verso i cittadini nei confronti di una società, quella la Monteco, che negli anni passati non ci ha mai ascoltato, né a noi e né sicuramente ai richiami che lo stesso sindacato generalmente faceva nei confronti dei diritti contrattuali nei confronti dei lavoratori. Ecco, io spero che nella prossima riunione ci sia questa disponibilità della Monteco, che sono un poco titubante, però spero di essere smentito, perché anzi mi farebbe enormemente piacere essere smentito, perché significa che molto probabilmente si gira pagina e si discute sui problemi reali di questa città nei confronti di un servizio igienico che non va.
lo dicono tutti, lo dite voi come emittenti locali, voglio dire, riprendete le strade, riprendete la sporcizia di questa città. Bene, io spero che tutto questo, tutto quello che abbiamo fatto, dia una disponibilità di svolta, in modo che sia i lavoratori lavorano più tranquilli e sia i cittadini si lamenteranno di meno. E rimaniamo a Brindisi, dove i residenti del quartiere Perrino e del villaggio San Pietro sono nettamente contrari all'installazione di una tendopoli sul campetto di calcio ed hanno promosso una petizione popolare da presentare al sindaco Gonzales. Vediamo il servizio. Insorgono i residenti del quartiere Perrino e di Villaggio San Pietro ad una tendopoli nel campetto di calcio, non ci stanno e con una petizione chiedono agli enti locali di fare un passo indietro. Dalla settimana prossima infatti l'area di gioco dovrebbe ospitare 160 immigrati del dormitorio di via provinciale San Vito, una soluzione temporanea ma che ha scatenato una dura reazione da parte degli abitanti della zona. A me non mi sta bene che vengano questi qua. Sono esseri umani come noi, sì, però io mi devo badare anche i miei figli, non è uno, ne ho cinque, e voglio che tutto andrà bene. È tutto il quartiere che non è favorevole, fosse una parte ancora si potrebbe ragionare, ma è tutto il quartiere, lei come vede tutte queste case qua, tutte quelle case là, tutti quei palazzi là, sono tutti sfavorevoli. Sono loro che mi hanno chiamato, io essendo presidente dell'associazione Forza Perrino qua sul quartiere, di volontariato parliamo, politica zero, si sono rivolti da me. Mi hanno dato una decina di fogli firmati che sono contro al tendopoli e mo vediamo cosa succede. Anzi, dirò un'altra cosa, ci hanno avvisato di fare la riunione il martedì alle 4 presso la chiesa del Perrino. Ci hanno comunicato, aspetta, strappato questa comunicazione perché non ci hanno avvisato, nessuno ci ha comunicato, nessuno ci ha detto niente, strappata questa notizia, anticipata diciamo, ecco, e sul giornale ho letto stamattina che martedì mattina i pompieri verranno a installare la grande tenda. Ma scusa, se noi stiamo parlando o stiamo dando un po' di comunicazione perché vorremmo parlare che non siamo favorevoli a questo, perché scusa, il popolo non è sovrano o no? O è sovrano quando gli piace a loro? Quindi vogliamo ribadire i motivi per cui comunque non siete favorevoli all'installazione di questa tendopoli? No, perché non è un sito degno, non è un sito degno di stare delle gente umane lì dentro. Noi stiamo qua, viviamo in un rione che tutti sanno che rione è, non possiamo controllare, almeno io come associazione, non posso controllare chi sta dall'altra parte. Cosa rappresenta per voi questo campo di calcio? Rappresenta tante battaglie fatte, da molti anni rappresenta, perché per avere un calcio proprio per giocare, per mettere i ragazzi, per controllarli noi i ragazzi e stare lì dentro. Un luogo di aggregazione? Un luogo di aggregazione, esatto. Perché per questo quartiere cosa significa questo campo di calcio? Non so, anche per i bambini che si mettono a svariare qua. Questo campo è stato proprio una battaglia pure verso, diciamo, le persone del quartiere Perrino per quanto riguarda i bambini, tutte queste cose qua, per dare anche un servizio alle persone del quartiere Perrino. E noi ci siamo con questa storia qua di... cioè, questa è una questione pure umanitaria, pure da parte nostra, però... Qual è l'appello che fate all'istituzione, all'amministrazione comunale? Niente, noi diciamo solamente di spostare, diciamo, queste persone, che ci sono i siti adatti per queste persone qua. Cioè, non è che noi non vogliamo, perché siamo umani pure noi, siamo. Niente, di trovare un'alternativa. Che fino all'anno scorso questo qua era funzionatissimo, era. Non lo so perché l'hanno abbandonato, molto probabilmente avevano già intenzione di fare qualcos'altro. Questo è il regalo che ci dà il signor sindaco per Natale. Grazie. E continua a far discutere ad Ostuni la polemica sul provvedimento votato nell'assise comunale relativo all'obbligatorietà di esporre simboli nell'aula consiliare, nella fattispecie il crocifisso. Sulla questione ieri vi abbiamo letto il comunicato a firma del segretario provinciale dell'UDC Argese, con il quale si propone l'espulsione del partito dei due esponenti Libera nella maggioranza consiliare per non aver tutelato un valore fondante del partito, quale appunto il crocifisso, simbolo della cristianità. Immediata la replica dei diretti interessati. Sentiamo.
Fabrizio Putignano, esponente del movimento culturale politico Liberal, in quanto tale consigliere di maggioranza nel Consiglio Comunale di Ostuni. Partiamo da un dato di fatto, l'assise comunale nella quale si votava un provvedimento che ha scatenato una ridda di polemiche sulla questione crocifisso. Spieghiamo intanto che cosa è successo e poi veniamo ai fatti recentissimi. Quello che è successo è molto semplice. In realtà abbiamo eliminato dal regolamento comunale la obbligatorietà della affissione del crocifisso nell'aula consiliare. A riprova del fatto che questa fosse una indicazione non propria di un regolamento comunale sta il fatto che mai, da quando esiste il Consiglio Comunale di Ostuni, ci sia stata l'apposizione del crocifisso nell'aula del Consiglio Comunale. Quindi, se vogliamo, è stata un'operazione di nomofilachia, cioè di eliminazione da una sede impropria, regolamentare impropria, una indicazione che non doveva trovare quella collocazione. Questo è stato lo spunto però perché alcuni tentassero di utilizzare un simbolo di elevata valenza religiosa esclusivamente per farne una bassa battaglia politica all'interno della maggioranza e della minoranza consiliare. Il segretario provinciale dell'UDC, sulla base di una relazione specifica del consigliere comunale dell'UDC Ernesto Camassa, pectore per essere il nuovo segretario del partito d'Ostuni, vi espelle dal partito. Te e Angelo Mattarese, che è assessore, però tu rispondi sia subito ieri con un comunicato nel quale specifichi che ormai sei fuori da un po' di tempo dal partito. Certo, è da tempo che noi abbiamo dichiarato che siamo fuori dall'UDC così come si è strutturato adesso ad Ostuni, ma anche a livello nazionale. La nostra posizione è stata espressa in maniera molto chiara anche nelle sedi istituzionali, quindi non vedo da che cosa dovremmo essere espulsi, da quale formazione dovremmo essere espulsi. Noi non abbiamo rinnovato la tessera, non facciamo parte dell'UDC. Se si vogliono esercitare in attività convocazione di convocazione di organi superiori per un qualcosa che in realtà già avvenuto e da cui noi ci siamo già da tempo sottratti, buon per loro, vorrà dire che hanno tempo da perdere. Evidentemente noi invece cerchiamo di indirizzarci alla soluzione dei problemi della città e di indirizzare la nostra attività a questo. Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto che poco tempo fa abbiamo promosso una serie di incontri con i cittadini per la soluzione di tematiche concrete, di problematiche concrete, dalla nettezza urbana, all'IMU, ai lavori pubblici, incontri molto partecipati e su questo noi intendiamo svolgere la battaglia politica. Sinceramente a me pare che qui non si tratta semplicemente di una bassa politica, a me mi pare che questa sia proprio politica da marciapiede. E sulla questione si registra la controreplica del dottor Ernesto Camassa, il quale afferma che le polemiche sollevate dalla mia decisione di deferire dirigenti di partito provinciale il consigliere comunale di Ostuni, Fabrizio Putignano, e l'assessore Angela Matarrese non mi sorprendono per la delicatezza dell'argomento quanto per la reazione dei due amici ex UDC. La sorpresa è dovuta ai motivi della difesa, che in sintesi si riassume con un non potete espellere qualcuno che non appartiene più da due anni al partito. In effetti devo dire che qualche segnale c'era stato, l'ingresso in maggioranza senza chiedere nulla al partito cittadino o provinciale, ad esempio, poteva essere un segnale di indipendenza. E dire che tutti questi passaggi erano stati segnalati, ma i partiti, si sa, sono lenti e lunghi, un po' come la magistratura italiana. La goccia è stata la conversione sulla famosa via percorsa da molti in politica, solo che questa volta si è esagerato. I principi sono sacri, ma lo sono anche le modalità. Dire anche in questo caso che al partito non si deve dare conto mi è parso fuori luogo. Camassa conclude dicendo che resta la mortificazione che tutta questa faccenda è partita da un simbolo sacro, ma su questo per rispetto non voglio fare nessun commento. Ed ora cambiamo argomento. Ha fatto tappa a Brindisi presso il Maxi Cinema Andromeda il tour promozionale del film Viva l'Italia. La struttura cinematografica brindisina ha ospitato il cast al completo della pellicola, tra cui Raul Bova. Vediamo.
Presentazione ufficiale ieri in una sala dell'Andromeda Maxi Cinema di Brindisi del nuovo film di Massimiliano Bruno. Dopo il grande successo dello scorso anno con Nessuno mi può giudicare, ritorna quest'anno con un nuovo cast e viva l'Italia! Ieri sera a Brindisi a presentare il film Rocco Papaleo e Raul Bova. Come dice il banditore della Costituzione nel film, che poi è Massimiliano Bruno il regista che si è ritagliato questo ruolo giustamente, no? E fa quasi ridere pensare a come viene tradita, a quanto alta è come concezione e a quanto invece viene disattesa. Mi è stata data questa possibilità, cerco di portarla sempre avanti nel miglior modo possibile per quello che posso. Ho trovato i registi che mi hanno dato questa fiducia, dei produttori che mi hanno altrettanto dato questa fiducia e mi trovo bene, sorrido, mi diverto e ultimamente con questi due film di Massimiliano Bruno devo dire che si è riuscito a fare anche una commedia insomma intelligente con spessore, contenuti e, anche se poi non si vuole salire in cattedra e dire quello che è giusto, quello che è sbagliato, è un punto di vista secondo me dell'autore molto personale che ci ha trovato insomma noi d'accordo, perché sennò non avremmo fatto neanche il film e quindi tutto in chiave anche molto leggera, molto ironica, molto in chiave di commedia, come si dovrebbe poi affrontare secondo me un po' questo tipo di film. Siamo abbastanza soddisfatti, anzi molto soddisfatti del risultato. La questione dell'attore, no? Voi chiedevate se passare da un film di azione a un film di commedia. Vedete, gli attori, diciamo, sono scatole vuote, in un certo senso. Vengono riempite con i contenuti, con le storie che gli autori scrivono e vogliono che noi raccontiamo. La nostra macchina è una macchina neutra e quindi ognuno si muove a secondo di quello che accade. La questione va a finire poi nella relazione che si ha tra gli attori. Chiaramente ci sono attori che si trovano bene anche al di fuori della recitazione, ma non è una condizione necessaria per recitare, si può recitare anche in un'antipatia, diciamo. Certo, quando come in questi casi, e parlo dei film di Massimiliano Bruno, che è un attento conoscitore del panorama, diciamo, artistico italiano, e quindi lui riesce a creare un'alchimia anche umana tra le persone, nel senso che tra di noi c'è una relazione molto buona anche fuori dal set, è chiaro che si può ottenere quel di più che in questi film trovate, che sono sì delle commedie, delle macchine, diciamo, da guerra per essere divertenti e anche veicolare contenuti, ma ci sono delle sfumature, delle piccole cose che vengono proprio dalla relazione che c'è tra tutti noi, che siamo persone in relazione appunto anche fuori dal set. Io credo che Massimiliano sia un grande direttore d'orchestra e che ognuno di noi sia uno strumento e lui sia stato in grado di suonarci al meglio delle nostre capacità, creando una sinfonia che ha una forza notevole e che ti fa divertire, ti fa star bene, quindi questo è stato quello che io ho preso da questo film. Che ruolo fai? Che ruolo fai? La fidanzata di Raul Bova. Gli hai data la schiacciatina a questa ricca? Ma papà, Elena, mia fidanzata, dai! Non può proprio fare a meno di dire la verità. Bentornato, onorevole, come sta? Non c'è male. Lei un cesso, come sempre. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.